Ci troviamo oggi qui a San Maurizio Canavese, ospiti dell'associazione ASA 2000, del consigliere delegato Antonio Zappalà, di Francesca Revagnan, presidente della consultoria sportiva, e Luigi Perinetti dell'ASA 2000. Dopo 2 anni avete voluto riportare questa mostra a San Maurizio. Beh, questa mostra qui è stata importante per noi perché ha avuto molto risalto intanto e per cui ne abbiamo parlato qui in Consiglio Comunale, da noi in giunta, ne abbiamo parlato anche con la Commissione Sport che è molto favorevole a questa iniziativa, tra l'altro fatta bene di allora gruppo sportivo dove c'era il presidente allora Mancuso Giovanni che è stato molto disponibile, ha lavorato parecchio anche con l'associazione. E noi come comune siamo felici di riproporla questa iniziativa perché è un'iniziativa che intanto dà lustro intanto al territorio, perché si parla dell'Interland zonale dove parliamo di San Francesco, Caselle, San Maurizio, per cui noi abbiamo focalizzato questa mostra in funzione del territorio. E per cui noi siamo ben felici di riproporla questa volta e speriamo che abbia lo stesso risultato ottenuto nel 2015 e questo è un augurio che faccio a tutti, anche i cittadini e anche i visitatori. E ringrazio anche già in anticipo a tutti i visitatori che vedono la mostra. E un ringraziamento in particolare lo faccio in questo momento qui, presente all'ASA 2000, che sono l'organizzatore, diciamo, di questa mostra. Francesca Revagnan, presidente della Consulta Cultura Sportiva, che avete patrocinato questa mostra. Intanto ringrazio tutti, in particolare l'associazione ASA 2000, per aver voluto di nuovo accogliere il nostro invito a riproporre su San Maurizio la mostra che 3 anni fa aveva avuto un successo importante. E quindi, come porto intanto i saluti della Commissione, e siamo contenti di averla riproposta e speriamo che abbia appunto lo stesso risultato, se non migliore di quello di 3 anni fa. Com'è stata strutturata questa mostra? Ma la mostra è stata strutturata in base a determinate cose che voi potete vedere, periodi dell'aeroporto, dalla nascita fino ai giorni nostri. Abbiamo desiderato tenere dei temi molto particolari perché oltre all'importanza data all'aeroporto è un'importanza data anche a tutta l'aviazione in generale. E quindi l'abbiamo, grazie anche al Comune di San Maurizio, riproposta quest'anno. Visto che ci hanno chiesto se avevamo piacere, eccetera, eccetera, e quindi è quello che noi abbiamo fatto con la speranza che anche loro siano soddisfatti del nostro lavoro. Posso dire che l'abbiamo riproposta, ma in realtà è stata ampiamente aggiornata e ampliata rispetto a quella di 3 anni fa. Abbiamo aggiunto delle novità, tipo ad esempio il discorso per ricordare diversi avvenimenti che sono avvenuti sull'aeroporto, come ad esempio il collaudo della Fiat Turbina, che è una curiosità che ben pochi sanno, che però è avvenuto negli anni 50, e altre curiosità che abbiamo voluto appositamente far notare anche per rendere la mostra più interessante. Che abbiamo visto anche e soprattutto i visitatori che ci sono stati fino ad oggi veramente incuriositi, soprattutto anche dei personaggi VIP, dagli aerei colorati e pubblicitari che sono anche interessanti, che pochi magari vedono ma non capiscono perché uno non sa, spiegati con questi tabelloni rendono il tutto molto più curioso e interessante. Poi, grazie anche alla collaborazione dei vigili del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Torino, dell'aeroporto di Caselle, che ci hanno prestato del materiale, tra cui la tuta, la plancia strumenti di un elicottero e alcuni altri pezzi interessanti. Abbiamo anche la Leonardo, che ci ha prestato un seggiolino iottabile da far vedere, che abbiamo all'inizio della mostra, le tute che usano i piloti collaudatori per i loro aerei, più altro materiale vario che rendono la mostra interessante, curiosa e molto diversa anche da quella di 2 anni fa.
La mostra parte dal 1950 fino ad arrivare ai giorni nostri. Quanto è stato difficile reperire tutti i materiali? Allora, dagli anni 70 in poi tutte le foto sono quasi tutte nostre, perché abbiamo già cominciato a fare le foto, quindi il problema è stato dagli anni 50 e 60, che è stato un lavoro che è durato anni, insomma, diciamo che sono decenni che noi cerchiamo materiale nei vari archivi, archivi Sagat, archivi Alenia, archivi anche di persone private che hanno lavorato nell'aeroporto in quegli anni, che magari hanno qualche foto, forse di raccogliere foto, e insomma, si è riuscito a mettere insieme una documentazione importante. Anche gli archivi della stampa, non tanto come materiale fotografico, ma come notizie da poter da dare spunto a questi vari tabelloni. Per quanto riguarda invece la Sagat, anche lì abbiamo parecchia documentazione fotografica che arriva dagli archivi Sagat, anche per quanto riguarda i disegni dei primi progetti, e i disegni dei primi progetti che arrivano anche dall'archivio del Comune di Torino, perché l'aeroporto è nato, è stato realizzato dal Comune di Torino su volontà, e quindi anche i progetti sono tutti nel loro archivio. Per ora l'aeroporto, la storia parte dal dopoguerra in poi come aeroporto civile. Stiamo lavorando, ma il lavoro è ancora più difficile, per nel prossimo futuro di ampliarla, raccontando anche la storia dell'aeroporto, del primo aeroporto di Caselle, nato negli anni 30 come aeroporto militare, che poi è stato distrutto durante la ritirata tedesca, che l'hanno distrutto. Ma questo è un lavoro ancora più complicato e futuro, perché il materiale, insomma, non è molto, ma speriamo in un futuro di rifare di nuovo la mostra ulteriormente ampliata con la parte più antica, e a sua volta ancora più antica, parlando anche di quando nel Prima Guerra Mondiale c'era l'aeroporto a San Francesco, che poi in realtà era San Carlo, era nel territorio di San Carlo, ma comunque qua sulla valle della zona. Consigliere Zappalà, gli orari di questa mostra? Allora, intanto diciamo, la mostra si svolge in due weekend, sabato e domenica. Noi abbiamo aperto ieri alle 17, giusto perché era diciamo, la festa del paese, dove c'è un po' di gente, dove c'è Fiore che porta anche un po' di gente. L'abbiamo aperta proprio questo giorno qui, in modo da dare visibilità anche alla mostra intanto. L'orario qual è? L'orario è dalle 9, da oggi alle 9 fino alle 19 stasera, continuato, e idem la prossima settimana, però da sabato alla domenica dalle 9 alle 19. Diciamo che sabato prossimo noi avremo poi una videoconferenza che faremo nella sala sotto alle ore 18, dove si farà qualche filmato, qualche intervento così con i tecnici, magari anche noi come amministratori, e questo è per chiudere, diciamo, tutto il ciclo, diciamo, della mostra. Noi ribadiamo, invitiamo tutti i cittadini della zona, chi vuol venire, anche non c'è bisogno che ci sono di San Maurizio, e sono tutti ben accetti a visitare la mostra, in più alla videoconferenza, che il clou è proprio lì, la chiusura della videoconferenza, dove l'altra volta è piaciuta a tanta gente, c'è stato proprio un grande successo, per cui noi la ripetiamo e siamo contenti di rifarla. Io dico a tutti, diciamo, un grazie già inizialmente, i ringraziamenti li ha già fatti già Colombatto per quanto riguarda Alenia, Sagat e tutti gli enti che ci hanno dato una mano, naturalmente anche voi che lavorate con noi qui a San Maurizio, e diciamo un saluto a tutti i partecipanti. Grazie di tutto e arrivederci, diciamo così. Allora. Al prossimo anno.